ci troviamo nel Salone Monumentale della Biblioteca Casanatense, nel cuore della città eterna, Roma. La biblioteca si trova tra due luoghi iconici, bellissimi della città, il Pantheon e Piazza Venezia. Siamo nel Salone Monumentale, ricoperto di libri, sono in mezzo a circa 60.000 volumi, ed è una biblioteca che è stata voluta e pensata da un cardinale vissuto nel 600 di origine spagnola, che alla sua morte ha donato tutta la sua collezione libraria ai frati domenicani, con la precisa volontà di creare una biblioteca pubblica. La biblioteca fu aperta nel 1701 ed è una biblioteca nata per coprire tutto il sapere. Si parlava di biblioteca universale, quindi qui possiamo trovare libri di medicina, come libri di teologia, come libri di botanica. La biblioteca possiede alcuni pezzi davvero preziosi. Tanto per raccontarne qualcuno, ha per esempio un interessantissimo manoscritto del XIII secolo di un medico famosissimo all'epoca, che descrive in maniera minuziosa tutte le tecniche chirurgiche che allora erano in voga presso una delle scuole mediche più importanti, che era la scuola di Salerno. Un altro dei tesori di questo luogo è invece un libro appartenuto addirittura all'imperatore d'Ungheria, Mattia Corvino, che nel 500 possedeva questa enciclopedia botanica con la descrizione di tutte le specie arboree esistenti, descritte e disegnate sia sul piano appunto scientifico che artistico. E oltre a questo, tra i suoi fondi si conservano anche tutta una serie di documenti a stampa e manoscritti che sono la testimonianza dei rapporti intensi esistenti fra i rappresentanti, cioè dello Stato Pontificio, cioè le legazioni, con appunto l'impero cinese. Tra questi in particolare, molto bello per la sua, per il suo aspetto anche grafico, è un bellissimo lasciapassare dell'imperatore. È bello dal punto di vista grafico, su carta tra l'altro orientale, che è molto diversa dalla carta con cui sono fatti i libri occidentali, quindi è molto particolare per noi, ma segna questo contatto che comunque la biblioteca e la città di Roma ha avuto appunto anche con terre che allora erano molto lontane, perché naturalmente necessitavano di tanto tempo per raggiungerle. Erano viaggi avventurosi che quindi sono estremamente significativi. E la biblioteca poi ha una serie di progetti che guardano al futuro. Si prevede di allestire la biblioteca con totem e strumentazioni che consentano a tutti liberamente di accedere alle informazioni legate alla sua storia. Quindi siamo all'interno di un centro culturale che ha le sue radici nel passato, quindi i suoi piedi saldamente ancorati al passato, ma che guarda al futuro in un'idea appunto di cultura condivisa, pubblica e con uno sguardo verso il mondo, oltre appunto i confini anche del nostro territorio e della nostra città.